Abbiamo avviato nella giunta di ieri un secondo concorso della Regione Campania per assumere a tempo indeterminato altre migliaia di giovani. Voi sapete che nel corso di questi anni abbiamo dato lavoro stabile a tempo indeterminato ad oltre 5.000 giovani della nostra regione. Alcune migliaia nelle aziende regionali, a cominciare dall'EAV e dall'AIR, e alcune migliaia di giovani che abbiamo mandato a lavorare dopo il concorso nei comuni della regione. Abbiamo avviato le procedure per fare un censimento con i comuni della Campania per verificare i vuoti delle piante organiche, le esigenze occupazionali che hanno comuni o anche altri enti pubblici che si impegnano a dare un'occupazione stabile ai vincitori di concorso. Contiamo di completare questo concorso nel 2023. Lo gestiremo direttamente come Regione Campania. Avremo una semplificazione delle procedure, una sola prova scritta, poi si faranno 3 mesi di formazione professionale da parte dei giovani che superano la prova scritta, poi dopo i 3 mesi una prova orale rapida e l'assunzione a tempo indeterminato presso centinaia di comuni della Regione. Contiamo di mandare a lavorare altri 5.000 giovani a tempo indeterminato. Abbiamo cioè l'obiettivo per il 2023 di creare 10.000 posti di lavoro complessivamente per i giovani della Campania. È lo sforzo più grande fatto per il Mezzogiorno d'Italia, da tutte le istituzioni.